Allora, questa registrazione è di sabato 6 gennaio 2024. Stiamo finendo tutte quante le feste, era anche ora, e sta anche piovendo abbastanza in maniera importante. Sembra che le previsioni di maltempo di pioggia dureranno tranquillamente fino a domani, domenica. Ecco, allora, in questo contesto di acqua, vi racconto una piccola storiella. Sapete che facciamo questi bagni freddi, le docce fredde. Io sono arrivato a fare queste docce fredde in quanto inizialmente a me, siccome dà molto fastidio sprecare l'acqua, perché proprio ho vissuto, vivo con apprensione il fatto che ogni estate stiamo andando verso di più, verso sempre di più, verso proprio una penuria d'acqua dolce in maniera molto molto importante. E quindi già da tempo, prima di fare la doccia, siccome aspettavo che l'acqua diventasse calda come tutti, mettevo il secchio e ci metteva circa un minuto prima di diventare calda, e poi facevo la doccia calda come tutti quanti in pratica, no? Poi, siccome ho detto beh, basta con questo secchio, avanti e indietro la faccio fredda, visto che il primo dell'anno andrò in acqua, i famosi bagni di primo dell'anno, e allora ho cominciato a farla fredda. Quindi, dopo alcuni mesi, mi sono accorto del beneficio che avevo, che sentivo, questa sensazione di benessere che mi dava fare la doccia fredda invece di fare la doccia calda. Con questo ormai è diventata uno stile di vita, e quindi quando posso cerco di risparmiare l'acqua. Nel caso che vedete della pioggia, ho trovato quella sulla vicino ai cassonetti, quel bidone così grande, e ho la fortuna di avere il giardino, di avere quindi la possibilità di sfruttare l'acqua piovana, ma anche a casa, e quando ho i piatti in lavandino, uso un piccolo catino in modo da in parte recuperare anche quella, e lo utilizzo per i servizi igienici. Ovviamente è chiaro che non tutti possono fare la stessa cosa, che non tutti hanno giardino, tanti certamente in una casa piccola tante cose non si possono fare, però sinceramente anche lavare i piatti che li lava per conto suo, che non usa la lavatrice, con questo semplice sistema in poco tempo si fa meno di utilizzare tanta acqua dolce. È vero che in questo momento il costo dell'acqua è praticamente irrisorio, però è anche vero che questa situazione non durerà sempre, perché i costi per quanto riguarda il trattamento delle acque aumentano sempre di più, e poi manca l'acqua. Adesso, oggi, non, certamente non mancherà l'acqua oggi, ma ci stiamo avvicinando a un'epoca storica in cui avremo una notevole penuria d'acqua, quindi avere rispetto del consumo e anche rispetto dell'ambiente è una cosa che dovremmo tutti quanti abituarci il prima possibile. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco.